I think we're ready to begin, ladies and gentlemen. I'm Borden Painter from Trinity College, and I'll chair this session. The first paper, The Birth of Italian Socialism, Reform or Revolution, will be presented by Antonio Landolfo, another one of our guests from Italy, who is at the free, that is, private Italian University of Social Science. A well-known historian, has done sociological studies of Italian socialism, and has recently published a history of Italian socialism. And Professor Landolfo will present our first paper. Professor Landolfo. Il Partito Socialista fu al suo nascere prevalentemente riformista, evoluzionista, gradualista, anche se recò in sé sempre orientamenti, componenti, gruppi, personalità collegati ad una cultura sociale diversa, di connotazione rivoluzionaria ed estremista. Tuttavia, la linea prevalente affermatasi al suo stesso sorgere al congresso di Genova fu la prima. La separazione dagli anarchici ne rappresentò la matrice politica e simbolica. Con essa il nascente PSI compiva il rito della separazione, tagliando il cordone ombelicale con il bakuninismo e con l'insurrezionalismo delle sue esperienze prenatali. Concepito in campagna e nato in città, dirà successivamente quel singolare personaggio che risponde al nome di Arturo Labriola. L'immagine rispondeva a verità. Fra il concepimento, la gestazione e la nascita erano trascorsi a dir poco una quindicina se non una ventina di anni, un periodo lungo contrassegnato da predicazioni rivoluzionarie e da moti di ribellione, da insurrezioni organizzate e fallite, da sogni di violenza rivoluzionaria da parte di intellettuali votati alla salvazione della società che infiammavano le masse dei contadini affamati ed analfabeti, generando rapidi incendi che si spegnevano d'un tratto così come erano stati appiccati. In questo periodo c'era stata anche un'espansione, sia pure faticosa, della realtà industriale, specie nelle regioni del nord d'Italia, con un processo di concentrazione che aveva dato luogo alle prime grandi fabbriche e a numerose imprese di media dimensione. Ciò aveva determinato il sorgere di una primitiva ma già esteso proletariato industriale. Di qui la nascita, 10 anni prima, di quel partito operaio italiano, il partito dalle mani callose, federazione di soggetti associativi, spontanei, sorti un po' dovunque. L'esperienza del partito operaio non è affatto da sottovalutare ai fini della connotazione che assunse il PSI al suo sorgere, dato che in esso, nel partito operaio italiano, erano presenti molti degli elementi che costituirono a Genova lo stesso partito socialista. Il programma del partito operaio italiano era stato, nel decennio della sua vita, dal 1882 al 1892, e di natura sostanzialmente riformista. Aveva distinto la dimensione sociale da quella politica istituzionale. Per la prima aveva rivendicato in pieno l'autonomia rivendicativa, oltre che organizzativa,
del movimento dei lavoratori. Per la seconda aveva reclamato una serie di riforme, dal suffragio allargato all'istruzione pubblica obbligatoria, che saranno l'obiettivo dei socialisti nei decenni a venire. Aveva persino riconosciuto la legittimità del servizio militare per difendere la patria. Per realizzare tali riforme, il Partito Operaio accettava la partecipazione alle elezioni con la tattica delle alleanze con altre forze dell'estrema sinistra. Anche all'interno di quel partito sussistevano frange rivoluzionarie ed estremistiche che, insieme con gli anarchici, rifiutavano di entrare a far parte del nascente Partito Socialista. Il nuovo partito risultò composto da un ceppo del precedente Partito Operaio insieme con i gruppi intellettuali socialisti che vi si saldarono, a cominciare da quello della critica sociale. Il marxismo evoluzionistico di Turati e della Kuliscioff, che rifiutava la violenza come matrice della storia, non trovò sostanziali ostacoli nella cultura sociale che si era già affermata nell'esperienza spontanea del movimento associativo e che si era solidificata nel Partito Operaio convertitosi al socialismo, o in quella parte del Partito Operaio convertitosi al socialismo. Il PSI, nell'ultimo decennio del secolo, proseguì l'opera di unificazione nazionale dei movimenti associativi dei lavoratori, formando la rete organizzativa del primo partito moderno nazionale su basi di massa. In tal modo determinò una innovazione profonda nello stesso sistema politico generale del Paese, basato fino ad allora sul suffragio ristretto e censitario e su organizzazioni politiche saltuarie ed episodiche, frammentate territorialmente, espressione di un sistema clientelare ed elettorale. La saldatura tra il gradualismo riformatore degli intellettuali socialisti e l'esperienza pragmatica del precedente Partito Operaio venne solidificata dalla lotta contro la repressione nell'ultimo decennio del secolo XIX. Se Turati aveva posto fin dagli inizi del decennio il problema delle alleanze in polemica con un certo intransigentismo classista che si era ripetutamente manifestato, se la critica sociale pubblicò all'inizio del 1894 una lettera del vecchio Engels che invitava i compagni a non disdegnare, come dicevo testualmente, le conquiste della democrazia borghese, quali il suffragio universale, la libertà di organizzazione dei lavoratori e della stampa. Era tuttavia all'indomani del congresso di Parma, nel quale il partito si era dato la sua identità primaria, assumendo il suo nome definitivo e passando al sistema delle adesioni individuali, che veniva a crearsi nella quella grande mobilitazione contro l'autoritarismo e contro i primi sintomi della repressione antisocialista, che fu il terreno sul quale i socialisti ebbero per 6 anni un ruolo di protagonisti nella lotta per le libertà statutarie e per la difesa dei diritti dei lavoratori e non soltanto di essi. Tra il 1894 ed il 1900 lo scontro con la classe dominante avvenne sul terreno della democrazia e delle libertà, culminando con la repressione del 1898. Lo scontro politico consolidò conseguentemente il sentimento democratico del PSI, ne rafforzò l'interesse alle garanzie di libertà, non soltanto per ciò che riguardava lo svolgersi delle lotte del lavoro e per l'esistenza e l'attività delle organizzazioni di classe, ma anche per ciò che riguardava la libertà di stampa. Nel Natale del 1896 era uscito il primo numero dell'Avanti, e le garanzie della libertà personale contro gli arresti arbitrari e contro il corretto e per il corretto svolgimento dei processi giudiziari. Nello stesso tempo si andava sviluppando l'esperienza elettorale tanto nel Parlamento nazionale quanto nei comuni e nelle amministrazioni provinciali.
I rappresentanti socialisti nelle istituzioni elettive andavano sempre più aumentando di numero, così come aumentava il numero degli elettori, il che indusse i socialisti a porre come punto prioritario il loro programma nel congresso di Parma del 1894 la conquista del suffragio universale, che avrebbe rappresentato non soltanto una promozione sociale, civile e politica dei lavoratori, ma avrebbe sicuramente rafforzato il PSI nella vita delle istituzioni. L'esercizio della democrazia in ogni suo aspetto è, alla fine del decennio, la difesa del sistema democratico e delle libertà contro la repressione divenne più acuta, rafforzando indubbiamente di fatto le tendenze evoluzionistiche e riformatrici del socialismo italiano. Adesso facevano contrasto le posizioni intransigenti capeggiate da Costantino Lazzari che rigettavano le tesi turatiane. Teatro del contrasto fu soprattutto il congresso svoltosi a Firenze nel 26 maggio e giugno del 1896, dal 26 maggio al 4 giugno 1896. Tuttavia, lo scontro non giunse alle estreme conseguenze e venne mediato dalla posizione unitaria sostanzialmente centrista di Enrico Ferri. Dalla parte dei riformisti stavano la ragione più già riconosciuta della citata lettera di Engels, pubblicata due anni prima, che agli eventi italiani rendevano di indiscutibile concretezza. Nella sua lettera Engels aveva addirittura pronosticato la possibilità della instaurazione di una repubblica borghese ad opera di radicali e repubblicani italiani, considerando comunque come positiva l'azione di queste forze politiche, al cui successo allargherebbe, diceva Engels, ancora e di assai le nostre libertà. Secondo il vecchio Engels, stava ai socialisti italiani assecondare questo movimento, pur mantenendo in piena indipendenza la loro posizione organizzativa, sicché il PSI doveva essere alleato per il momento con radicali e repubblicani, ma pienamente distinto da essi. La situazione reale del Paese, i termini effettivi in cui si svolgeva la lotta politica in Italia, costringevano anche chi dissentiva ideologicamente da tali tendenze ad unirsi a tutto il partito nelle battaglie per le libertà e per la democrazia. La realtà del movimento socialista era fortemente differenziata, pur a seguito degli acuti squilibri che presentava il Paese, sia territorialmente che socialmente ed economicamente. Il nucleo fondamentale del partito era quello lombardo-padano, sostanzialmente orientato verso il riformismo, ma anche in esso, come maggiormente in altre zone ed in altre regioni, si presentavano, a seconda dei casi, punte di profondo anticlericalismo e di forti resistenze alla collaborazione con gli altri partiti nell'estrema sinistra e di acceso rivoluzionarismo. Punte di estremismo si manifestavano sul terreno sociale, specie per quel che riguardava il mondo delle campagne. Significativo a questo proposito il contenuto dell'ordine del giorno che il congresso di Bologna del 1897 sull'azione socialista nel mondo contadino, che in tono rigidamente classista dichiarava che la piccola proprietà come tale doveva considerarsi fuori dalle porte del partito. Si auspicava di fatto la proletarizzazione dei piccoli proprietari perché facessero fronte comune con i braccianti e con i mezzati ed altri affittuari secondo un'ottica astratta che non teneva conto dei reali rapporti sociali nelle campagne attraversate tra l'altro da una crisi produttiva e commerciale di notevoli proporzioni. Anche queste forme di massimalismo infantilistico vennero travolte dalla svolta repressiva del 1898.
nella quale apparve sempre più chiaro che il partito non aveva di fronte a sé altra strada da seguire che quella del presidio della libertà e della difesa della vita democratica. Preparandosi ad allearsi con quelle forze della borghesia cointeressate a sconfiggere le tendenze autoritarie e a garantire la vita di un regime liberal-democratico. In questa consapevolezza, imposta dai fatti, maturò quella che venne definita la svolta di fine secolo, che vide realizzarsi la linea indicata da Turati e dagli altri riformisti. Esse venivano così riassunte sull'avanti, in occasione del voto parlamentare dei socialisti al governo Zanardelli-Giolitti. Scriveva l'Avanti: fino ad oggi la democrazia borghese ha dovuto subire l'indebolimento che le veniva dalla diserzione del proletariato. Di questo stato di cose hanno tratto profitto i reazionari, speculando su quel pericolo hanno potuto afferrare il potere e mantenere lo indisturbato. Invece, appena il Partito Socialista, superato il primo periodo di affermazione e differenziazione, ha sentito di essere anch'esso parte della democrazia, i vecchi partiti reazionari che avevano afferrato il potere, speculando sulle altrui discordie, furono spazzati via dall'onda irresistibile della civiltà. Pubblicato sull'Avanti del 5 aprile del 1902. Il giudizio del quotidiano socialista enfatizzava un episodio parlamentare che inaugurava una proficua azione positiva e riformatrice del partito e che non avrebbe potuto avviarsi senza gli avvenimenti e le iniziative politiche del decennio precedente. La svolta che inaugurò l'era riformatrice non si realizzò, tuttavia, senza grandi contrasti interni al partito. Se negli anni 90 l'opposizione degli intransigenti, capeggiati da Lazzari, era stata sostanzialmente moderata e la funzione di Enrico Ferri piuttosto possibilista, alla fine del secolo si erano appalesati nuovi oppositori alla linea riformista, oltremodo combattivi e culturalmente più ferrati di un Costantino Lazzari. Essi erano costituiti soprattutto dai sindacalisti rivoluzionari, tra i quali spiccavano Arturo Labriola ed Enrico Leone. In poco tempo lo scontro si fece acceso all'interno del partito perché i protagonisti erano di rilievo culturale e politicamente notevole. Non fu casuale nemmeno il fatto che la nuova corrente antiriformista avesse il suo nucleo originario nel Mezzogiorno e particolarmente a Napoli. Si era infatti creata una frattura tra il socialismo delle aree settentrionali risultante da una condizione economica e sociale relativamente più evoluta ed il nascente socialismo delle regioni meridionali ed insulari. I rapporti tra le due aree del movimento c'erano stati inizialmente, soprattutto grazie ad una reale fraternità e solidarietà da parte di quel grande personaggio socialista che era stato Andrea Costa. Andrea Costa aveva partecipato ai primi congressi del socialismo pugliese e calabrese, essendosi stretto di amicizia con Leone Mucci, iniziatore del movimento in Puglia, e con Enrico Mastracchi, iniziatore del movimento in Calabria. Il moto dei fasci siciliani, con i suoi caratteri insieme socialisti, riformisti, anarchicheggianti e corporativi, aveva stretto questi legami di solidarietà. De Felicio Giuffrida e Nicola Barbato, eroici esponenti del moto siciliano, erano popolarissimi tra i socialisti del nord e del centro, che avevano indetto scioperi di solidarietà e di protesta contro la repressione e candidato alle elezioni in alcuni collegi settentrionali i capi del socialismo siciliano che erano stati condannati. Significativo fu il gesto di un giovane studente piemontese, Giuseppe Cavallera, di Dronero, che era stato tra i primi organizzatori del socialismo nella sua regione. Egli prese l'iniziativa di candidare nei collegi di Cuneo Nicola Barbato, il medico siciliano che aveva partecipato da protagonista al movimento dei fasci. Ciò saldava insieme la protesta anarchicheggiante, ma anche riformatrice
dei fasci siciliani con il socialismo settentrionale. La candidatura non andò ad effetto, ma Giuseppe Cavallero ne trasse una lezione, tanto che alla fine del secolo volontariamente si recò a Cagliari a completarvi gli studi di medicina e, cominciando la sua opera di organizzazione dei battellieri, dei ferrovieri, dei minatori della Sardegna, diventando il fondatore effettivo del socialismo nell'isola, e di cui poi fu il primo deputato nel 1913. La preoccupazione di Giuseppe Cavallera, un personaggio forse troppo trascurato dagli storici del socialismo, era una preoccupazione esatta. Egli sentiva la necessità di superare la frattura che si andava creando fra il movimento socialista del nord e del centro d'Italia con il movimento socialista nel sud e nelle isole. Ma nonostante queste manifestazioni, come quella dell'impostazione data da Cavallera alla sua attività politica, manifestazioni che erano di buone sentire e di buona volontà, le divergenze fra i socialisti del sud e delle isole e quelli del centro-nord apparvero subito in forma vistosa. Diversi erano i gradi di sviluppo tra le regioni appartenenti a queste difformi zone del paese, diversi erano i contesti politici in cui andava svolgendosi le rispettive esperienze di lotta sociale e politica. L'arretratezza delle condizioni economiche e culturali del sud e delle isole, il carattere reazionario delle classi dirigenti, le compromissioni con gli interessi più retrivi ed anche malavitosi dei parlamentari dei gruppi tradizionali, anche dei liberali costituzionali, rappresentavano inevitabilmente una spinta ad una maggiore radicalizzazione dei comportamenti sociali e politici dei socialisti di quelle zone. Essi furono per lo più schierati su posizioni intransigenti. Nel loro seno si formò a Napoli e a Salerno, come dicevamo, quel gruppo di giovani, capeggiati da Arturo Labriola, Enrico Leone, Oreste Longobardi, che da Napoli e dalla Campania fecero proseliti in tutto il Mezzogiorno, ma non soltanto nel Mezzogiorno, mettendo salde radici anche nella capitale lombarda e in alcune zone del nord. Essi agitavano la bandiera dell'antiriformismo e del meridionalismo, accusavano i socialisti settentrionali di regionalismo, cioè di insensibilità ai problemi del Mezzogiorno. Sul piano politico il contrasto nasceva dal fatto che la politica riformista delle alleanze, maturata nel corso delle repressioni della seconda metà dell'ultimo decennio del secolo, trovava come interlocutore quel partito costituzionalista liberale e progressista che nel Mezzogiorno rappresentava invece l'avversario per antonomasia dei socialisti in queste regioni. Fatto sta che la più fiera opposizione alla linea riformista sul piano nazionale doveva venire, oltre che dagli stessi intransigenti, da questo nucleo agguerrito e combattivo di giovani meridionali che nei congressi di fine secolo e degli inizi del secolo diede filo da torcere al Turati e agli altri riformisti. L'esperienza del sindacalismo rivoluzionario fu un'esperienza estremamente interessante ed esemplare, perché era un'esperienza in qualche modo revisionistica dello stesso marxismo e dello stesso concetto di partito. Il sindacalismo rivoluzionario finì per ispirarsi al Sorel, al volontarismo bergsoniano, anche a una certa interpretazione dell'economia marxista in chiave marginalistica e utilitaristica, riannodandosi alle esperienze del socialismo di cattedra. Ma soprattutto fu un atteggiamento di lotta, di combattimento, che qualificò questo gruppo nello spazio molto breve di tempo in cui esso operò all'interno del partito, perché uscì successivamente intorno al 1907 dal partito stesso, per una vivacità di presenza e di tensione che non erano stati conosciuti per il passato. E da queste considerazioni si possono trarre due conclusioni. Abbiamo conosciuto un socialismo prevalentemente riformista dal 1892 al primo decennio del secolo,
un socialismo in cui l'egemonia culturale e politica del gruppo di critica sociale fu certamente indubbia, ma un socialismo contrassegnato anche dalla presenza di posizioni diverse, dalla coesistenza di cultura riformista con cultura rivoluzionaria. In questi primi 20 anni la prevalenza sostanziale fu senza dubbio quella del riformismo, sia pure attraverso alterne vicende. Ma i gruppi, prima quello intransigente, poi il gruppo del sindacalismo rivoluzionario, poi verrà il mussolinismo, infine verrà il bolscevismo borodichista e ordinovista, ma per restare all'ambito dei primi 20 anni, la compresenza nell'ambito del partito di una cultura rivoluzionaria e massimalistica accanto a una cultura riformistica, pur non impedendo lo svolgersi e lo svilupparsi dell'azione riformatrice, furono senz'altro una caratteristica peculiare del socialismo nel nostro paese. A ciò si aggiunge la connotazione particolare assunta da un'area importante, ahimè sottovalutata dagli storici del socialismo, quella del socialismo meridionale, che oltre al fenomeno del sindacalismo rivoluzionario presentò nei suoi tratti salienti una connotazione originale e peculiare. In realtà i socialisti meridionali, pugliesi, calabresi, oltre che siciliani, ed anche campani o molisani o abruzzesi, furono insieme massimalisti e riformisti. Erano riformisti nei loro programmi, nei loro obiettivi, nelle finalità che davano alla loro azione, alla presenza nei comuni, perché si battevano e reclamavano per migliorare le condizioni di lavoro, per assicurare la libertà di organizzazione e di sciopero dei lavoratori, si battevano per l'estensione del suffragio, si battevano come i riformisti del Nord per l'istruzione obbligatoria, per la scuola pubblica. Si battevano per le municipalizzazioni, si battevano per una gestione degli enti locali vicina agli interessi dei lavoratori, ma la connotazione dei socialisti meridionali è che questi obiettivi, sicuramente per la cogenza delle condizioni reali di arretratezza, per l'asprezza dello scontro sociale e politico, venivano spesso perseguiti con mezzi di natura massimalistica o addirittura rivoluzionaria. L'esperienza del socialismo meridionale, che aveva tra l'altro una forte vocazione giustizialista e una fortissima vocazione etica, fu un'esperienza singolare ed originale da questo punto di vista, perché riannodò insieme le tensioni, gli strumenti, i mezzi e le forme di lotta del massimalismo rivoluzionario con gli obiettivi e la sostanza dell'azione riformista. Questo fu tipico dei socialisti meridionali e in larga misura, e fu tipico non solo dei socialisti che militavano apertamente ed erano capi del movimento socialista, ma anche in socialisti che furono del Partito Socialista e poi ne uscirono, come Gaetano Salvemini, che andava d'accordissimo, pur essendo lui un riformista nella sua cultura, nella sua impostazione storica e politica, andava d'accordissimo con questi socialisti meridionali e si scontrava invece con i riformisti del Nord, a cominciare dallo stesso Turati. Quindi c'è questa connotazione nella storia del socialismo di quegli anni, in particolare del nascente movimento socialista nel Mezzogiorno, ma c'è anche una connotazione originale che emerge fin dalle origini del Partito Socialista Italiano, la connotazione di un partito, di un movimento che ha nel suo seno, al suo interno, la compresenza di culture, di politiche, di sistemi di organizzazione e di lotta profondamente diversi e spesso antitetici. La compresenza e la coesistenza di un'ala riformista preponderante, a mio giudizio, nel corso dei primi 20 anni, e di un'ala massimalista e rivoluzionaria che poi avrà vicende molto più complesse a partire dalla fine del primo decennio del secolo. Però questa è una caratteristica che si protrarrà nel tempo
giungendo fin quasi ai giorni nostri, fino all'epoca certamente del centro-sinistra degli anni 70, di un movimento socialista che non è monoculturale, anzi che rifiuta ideologicamente e nei fatti il monoculturalismo, un movimento che vede insieme la presenza dei massimalisti e la presenza dei riformisti, i riformisti che la loro ala revisionista di Bonomi e di Bissolati, che uscirà dal partito, il massimalismo rivoluzionario con la presenza di quell'altra ala altrettanto revisionista, seppure in termini e valenze diverse, che era costituita dai sindacalisti rivoluzionari. E questa è una connotazione che fece allora, ma soprattutto fece dopo, il socialismo italiano, il partito socialista italiano, diverso dagli altri partiti socialisti europei e dalle socialdemocrazie europee. Questa storia di una presenza continua all'interno di un partito dell'ala riformista, prevalente all'inizio e poi sconfitta successivamente, che ne assicurava la concretezza, la pragmaticità, che permise di realizzare importantissime conquiste nel mondo del lavoro, di innovare profondamente il sistema politico ed elettorale del nostro paese con la sua linea e con la sua azione anche politica e parlamentare. Un'ala che era spesso andava in minoranza nei congressi di partito, ma che era sempre ed è rimasta poi sempre fortissima nel gruppo parlamentare, nell'organizzazione sindacale e nelle organizzazioni economiche. E insieme ad essa un'ala massimalistica che aveva almeno il merito di assicurare una costante tensione politica e morale, che aveva almeno il merito di incalzare i riformisti, evitando che il pragmatismo dei riformisti, la concretezza dei riformisti, si risolvesse poi, come dirà successivamente, Nenni, in un abbassamento della tensione etica e politica. Tra Nenni, 20 anni dopo circa, nel suo libro sulla lotta di classe in Italia, a segnalare per primo questa caratteristica peculiare del socialismo italiano, di un partito e di un movimento caratterizzati da questa compresenza, da questa pluricultura e da questa contrapposizione di strategie, di tattiche e di strumenti di lotta, oltre che di obiettivi. Sappiamo che poi Nenni cercherà di trovare una sintesi probabilmente impossibile tra massimalismo e riformismo. E però dal punto di vista dell'analisi storica, quel libro di Nenni ha delle considerazioni, delle riflessioni estremamente importanti ed originali. Certo è che finché la cultura massimalistica in minoranza rimase legata all'esperienza interna del Partito Socialista, il riformismo ebbe la sua fase più proficua e migliore. Quando si separeranno queste due culture, esse scadranno l'una, quella massimalistica, nel verbalismo rivoluzionario o nel filo bolscevismo acuto delle correnti comuniste del Partito Comunista che sorgerà nel 1921, e la stessa esperienza riformista si abbasserà di tono, si abbasserà anche di capacità organizzativa, rappresentativa e realizzativa nel corso del tempo. Questo non vuol dire che correnti massimalistiche rivoluzionarie e riformiste debbano per forza coesistere, certo è, o che possano coesistere, certo è, all'interno dello stesso partito, certo è che la caratteristica storica che insorge nel Partito Socialista fin dal suo nascere è appunto quello della coesistenza di queste due anime, che si protrarrà per decenni e decenni e che, ripeto, darà un tratto originale, un tratto particolare, un tratto addirittura solitario al Partito Socialista nei confronti degli altri partiti socialisti e delle socialdemocrazie europee in particolare. Grazie. Thank you, Professor Landolfi. Comments will be made by Spencer Scala, who certainly needs no introduction to this audience, except to say again thank you, Spencer, for bringing us together.
I think most of you know Spencer's most recent book, Renewing Italian Socialism, From Nenni to Craxi, which has been and will be cited by many of our speakers today and tomorrow. Spencer? Thank you, Bob. Antonio Landolfi's paper is an excellent example of the manner in which historical interpretation changes. 30 years ago, the suggestion that Filippo Turati, the suggestion by Luigi Cortesi, that the reformist head Filippo Turati had been the real founder of the Italian Socialist Party, caused such a row which broke up the journal's editorial board. 10 years ago, it was still commonplace to state that Turati had been a revolutionary until the 1894 repression of the PSI by the government. As Landolfi points out, under Turati's leadership, the PSI was born reformist. It was committed to evolutionary socialism of the kind that Edward Bernstein advocated at the end of the century. When I was doing the research for my book, Dilemmas of Italian Socialism, one thing particularly struck me, and that is, as I was reading a lot of the materials and a lot of the intellectual debates, and this has been emphasized, I think, in an excellent manner by Antonio, what I found was an extremely lively tradition, and I found ideas which I had already come across in my earlier general readings on Germany, and that is ideas which to me seem similar to those of Edward Bernstein in Germany, who, as you all know, is the revisionist head. I also found references by a German who lived in Italy, became a professor by the name of Roberto Michels, who went into this and who made references to this kind of revisionism. And he mentioned various persons who were important in this in Italy, specifically Antonio Graziadei, who wrote a book called La Produzione Capitalistica, also before Bernstein. In my own readings on Italy, I found other people who said similar kinds of things. For example, one who was not generally connected with as an intellectual or as an ideologist, but who was, I think, I was particularly struck by his ideas during this period, that is Giovanni Lerza, who later on becomes a revolutionary and so on, is one of the people involved in the 1912 takeover of the Socialist Party by the revolutionaries, although Mussolini gets all the credit. And what really surprised me is that as I read along in secondary literature, that is a literature produced by especially modern Italian historians, this is the working class trying to get in. What I discovered was not only that there wasn't any secondary literature, practically, but what there was a denigration of this of these intellectual trends. That is, instead of seeing people like Laird and so on as being very similar to Bernstein and coming up with similar ideas, the interpretation was, well, Italy was backward, didn't have a working class, and since it was backward and didn't have a working class and so on and so forth, of course it couldn't have produced ideas of the type that was produced in Germany. Therefore, this is not a sign of intellectual activity, of Marxist revisionism. It can't be revisionism. It's got to be reformism, which isn't the same thing. So it was just dismissed, and instead of being some kind of sign of interest and trying to dig into these origins, there was just a complete dismissal. Now, I understand that when these works were produced, there was a different cultural atmosphere in Italy, which is changing. Now, I see some young people here also on the panel, and I would like to suggest
to Americans, or maybe Americans have a more objective view, but especially to the Italians who have greater access to these materials, that they really dig into this area and see and try to find material and try to go into these questions in depth, the way Antonio Landolfi has done today. That if he went to a region which, of course, everybody dismisses even more so during this period, that is Southern socialism, and found some very interesting trends. I think that this is a very fertile field for historical research, and it's always struck me how, since the symposium is also supposed to be a dialogue between Italian and American historians of this theme, it's always struck me how Italians don't seem to be interested or are caught into kind of historiographical schemes, so that they just either ignore these things, although Antonio has it, he's got a very good book on Southern socialism, how they either ignore these themes or just dismiss them because Italy's industry wasn't as advanced as Germany's or whatever. In other words, the focus, in my opinion, is really a mistaken one when historians go into this. They start with certain schemes, and then they try to emphasize them, even though the facts don't fit. So this is, I think, a very fertile area for historical research, and I hope that this might be one of the things that comes out of this conference. The fact that the Italian Socialist Party started as a reformist organization, it's hardly surprising that the PSI came into existence as a result of Turati's efforts after a thorough decade-long struggle to create a working-class organization. Indeed, the supposed volta, or turning point, to Turati's ideology, during which Turati supposedly suddenly became transformed from a revolutionary into a reformist, actually, in my opinion, never occurred. I think this fact would have been immediately obvious to the proponents of the Great Change view if they had bothered to read Turati's early writings going back to the late 1870s. And one can, in fact, conduct a simple experiment on this issue. That is, examine Turati's writings and actions around the year 1892, which is the year that the Socialist Party was founded. Turati argued in numerous articles, both in Critica Sociale, later in L'Opera di Classe, you find this material. Turati and others, he wasn't the only one, but I'm focusing on him because I know him best, and because he was the founder of the party. Turati argued that force degraded the human spirit. He argued that it killed freedom and made socialism impossible. So the very idea of force associated with socialism, he argued, was a contradiction in terms. Something which I think actually worked out over a period of 70 years. To his mind, revolutionary violence indicated that society was not ready for socialism. As he wrote in 1893, just to quote one saying, a revolution, to quote, a revolution is not such because of violence, but despite violence. And then you see there's so many references to a revolution being the same as tearing a piece of fruit off a tree before it's ripe and therefore not being able to give any, not only more fruit, but any seed and so on and so forth. This is full of, I think, of the literature of this period. According to Turati, socialist ideas must be spread peacefully until they so permeated society that people would no longer have the will to resist them. In this way, by writings of this kind, he swiftly liquidated the dictatorship of the proletariat, which was already gone by, in effect, by the early 1890s, between 1892 and 1894. And he emphasized social evolution, which for the reformist was synonymous with revolution. These are the same things. You could spur evolution in a certain direction. And that was the
the role of the socialists. You couldn't have just a violent revolution and then putting into effect what you think socialism would be like. In short, as true Marxists, the reformists believed that industrial society evolved in a certain direction, which would produce socialism, and that its development would be democratic, a concept which excluded dictatorships of any kind, including the dictatorship of the proletariat. And there's a particularly significant article which goes into these themes, including the Social of 1901, called Il Partito Socialista e l'attuale momento politico. Besides this, Landolfi emphasizes a number of themes, ideological and practical. He did well to stress that despite the PSI's reformist birth, several extremist variations of Marxism coexisted in the same organization. In Italy, the reformist victory was incomplete, and unlike other countries, this fact paralyzed the Socialist Party's action. The question may be posed as to why these leftist groups had so much influence. And the reason, again, is usually attributed, in a contradictory sense, in my opinion, to the so-called backward nature of the Italian working classes. This is a very comforting and explanation, the standard solution to the puzzle, but in my opinion, far from satisfactory. The socialist movement, for example, was concentrated in Milan. There's a socialist industrial movement. This, in fact, was where a modern industrial base had taken hold. For some historians, this development neatly explains why the thrust for the party's establishment came from that city and why it was most powerful there. In those areas where modern industry did not take root, south in the islands, the Socialist Party hardly existed as an organization. Yet the revolutionary syndicalist theoreticians, who Landolfi mentioned, were southerners. So here we have a movement in the south. But one can, in fact, consider revolutionary syndicalism a primitive and backward form of socialism if one wishes to do so, such as Lenin, for example, did so, and others. But the fact remains that in seeking to take over the party, the revolutionary syndicalists immediately moved to Milan, to the most advanced part of the party. Here they established their headquarters. And they established a newspaper with Walter Mauchi's money. Walter Mauchi later on went on to become a theater impresario in Argentina. And the newspaper was Avanguardia Socialista, which of course was the first major newspaper Mussolini wrote for. It was in Milan as well, not the south, that they had their greatest success, taking over the Camera del Lavoro and altering the PSI's direction, at least temporarily. In other words, this extreme, if you want, primitive socialist movement succeeded, at least for a short time, in the heart of the reformist fatherland, somewhat contradictory. Amherguardia Socialista's term, and it succeeded among the most advanced, so-called advanced workers. The same might be said for the revolutionaries, of course, allied with them, the revolutionaries of Costantino Lasseri and Enrico Fezzi. Although it is fashionable to attribute reformist strength in Milan to the development of industry there and to the supposed reformist catering to unions and cooperatives, I would argue that the reformists just proved themselves better organizers than the leftists, as well as better able to bring results. It seems to me inconsistent to argue that, you know, the Socialist Party is established in Milan, it's the most advanced area of the country, and there's nothing in the south and they're all backward. And then you have revolutionary syndicalism which moves from Milan and then captures the Socialist Party. If the explanation was, again, the birth of modern industry and so on and so forth, you wouldn't have these contradictions, it seems to me.
So my argument is that the leftists, although they were good ideologists, and they argued the fine points, and they were fascinating, makes fascinating reading to me, for example, I don't think that they were actually good organizers or anything like that. Two aspects of this argument are fascinating. For example, the revolutionary syndicalists preached constant strike. We know that it's, you know, revolutionary, general strike and so on and so forth. They were always urging the workers to strike. But if you look at the record during the period of revolutionary syndicalist domination in Milan, and you compare this with a similar period of reformist domination, and of course the reformists opposed strikes, what you find was really surprising, and I found this a number of years ago, that is, when the revolutionary syndicalists take over the Chamber of Labor and the labor unions, so on and so forth, the number of strikes declined. And when the reformists take over, the number of strikes increased. So that's a strange development. Then it's actually relatively explained. It's explained relatively easily. That is, the revolutionary syndicalists, while they were, you know, good debaters and so on, were very poor organizers. So a lot of the unions in Milan themselves either fell apart or were neglected during this period, and you need organization to strike. Whereas the reformists, as Antonio pointed out, were excellent organizers, and so they were able to create unions and organizations which actually could strike, even if they opposed the strike themselves. And what's interesting is that although the number of strikes increases, you know, on the record, the duration was relatively short of these strikes. That is, if you are trying to better your lot in life, and you've got a strong organization, and the opponents know this, and you show that you're serious, and you actually go and strike, then it seems to me that the opponents will say, you know, these people are strong, and they come to an agreement. If, however, they think you're weak, it seems to me they will not come to an agreement. So this is a paradox, that while the revolutionary syndicalists and the revolutionaries in general preached strike, and the reformists preached against them, it was actually the reformists who were more successful in actually pulling off strikes and getting results from them. And you can go through the records of Milan. Milan kept excellent records, and you could go through these records and find this out. This is something else, I think, that needs to be looked at again in the historiography of the time. To a certain extent, you could even see this, not only could you see this, but the peasant movement has been emphasized in the sense that I'm emphasizing the industrial movement. Remember that the peasants also were organized by the reformists. Here we need to do no more than cite the name of Camillo Campolini in the Emilia. But of course, if you look at things in the usual schemes which have gone through and have snaked through Italian historiography especially, you just dismiss them because they're just strengthening the capitalist system or something. And in fact, this was, I think, also is an area which has to be looked at again. In fact, the leftists wrote off the peasants almost completely, as did Marx. But it's interesting that in Italy, and this is another theme which I found in the documents, but not in the in the historiography, in Italy, of course, there was a strong peasant movement and a strong worker peasant alliance, so to speak, if you want to call that. In other words, the Socialist Party in Italy was strong both in the industrial areas of Milan and the industrial areas of Italy, and on the land, something which perhaps might recall Russia. So these last points that I've made, I think, are significant. Leftists were more interested in their ideological fine points and lost sight of socialism's prime objectives. That is, and I tried to point this out time and time again with no success, socialism's prime objective, how did it start? It was to confront and to resolve the unique problems posed by modern society
and the unique problems of organizing in the manner most beneficial to the most people. Socialism was not originally conceived as a means of satisfying intellectual curiosity or making intellectuals feel good. In fact, we note that Landolfi's paper is most concerned with explaining the ideology of different groups on the socialist left wing. This is no accident. His left-wing ideology was fragmented and inconsistent. We can cite no dominant ideological figure on the socialist left in Italy during this period. Lazzari and the leftist party, at least, had no ideology beyond what I call unthinking political intransigence, a policy which eventually bore its final bitter fruit after World War I. The most interesting ideology on the left during this period is no doubt revolutionary syndicalism. But Arturo Labriola went through so many changes that his comrades nicknamed him Arturo Capriola. More than a movement-inspiring ideology, revolutionary syndicalism may be likened to a mystical drug which provides a perpetual high. And in fact, in describing the idea of the center-left and the application of the center-left, we constantly see this... Of the general strike. The idea of the general strike, we see constantly that this is referred to not as a general strike in which all of us would think of it as everybody stops work, but as a mystical experience in which, yes, everybody stops work, but somehow will produce the revolution. So it's also mystical. We see this time and time again. Because obviously, if you say, well, everybody stops work, that's just too prosaic to, you know, produce a revolution. It's too vulnerable to attack and, you know, just on rational grounds. So therefore, it's got to have another ground, and that is a mystical one, which, of course, nobody can understand. It's likened to a religion or whatever, and, you know, it'll be the spark or whatever to bring about the revolution. So you can't attack it on rational grounds because the grounds are not entirely rational. Grounds for the general strike. Will be remembered that the revolutionary syndicalists supported the Libyan war and that they had a major role in convincing Benito Mussolini to come out in favor of Italian intervention in World War I. That is, while socialists were generally including Turati and even Bisolati, the beginning, when he changed, he had rational reasons for doing so, and even in this case, leftist socialists were generally anti-war and internationalists. I might point out that the revolutionary syndicalists were decidedly not anti-war. They liked war. It was fun. Then, of course, they also produced the revolution. So in that case, I think that they were actually closer, or very close to the nationalists in that sense. They had, you know, they justified it in different ways, but the point is that the revolutionary syndicalists and their documents that showed us at the time favored the Libyan war. On different grounds than, for example, Bisolati did. Bisolati was basically a democratic interventionist who argued in World War I and in the Libyan War. He basically argued if we don't do something, Germany's going to take over Europe, and if Germany takes over Europe, goodbye to democracy. That's his argument, and that, I think, has a good basis, or can be justified. But the revolutionary syndicalists seem to like the idea of war, and they constantly justified it, not only in World War I, Italian intervention, and that's better known than the Libyan War, but also they fully justified and supported the Libyan War. Unlike the leftist ideologies, reformism was at least consistent and practical, but it was of difficult application, not because perhaps of any social interpretation, but I think primarily within the context of a divided movement, which Antonio Landolfi has drawn so well for us. The temptation to accept parliamentary compromise and to concentrate on electoral maneuvering proved too great. Constantly under attack, which they judged unthinking and due to the economic and social backwardness of their country,
And this is in a cultural sense that the reformers emphasize this idea, because they emphasize education and so on to get around this. The besieged reformist leaders believed that they had to mediate between the disordered masses and the political system, which they hoped could be rendered responsive to their demands for reform. This action, in turn, spurred greater attacks on them by self-defined revolutionaries in their own party. The result was a paralysis and unresolved, continuous conflict. These were the elements, the real elements of the reformist revolutionary debate, and in the